Ho deciso di fare una nuova visita al commissariato di Fano per parlare personalmente con gli uomini e le donne delle forze dell'ordine in servizio, perché a Fano nessuno lo può più negare, esiste una questione ordine pubblico e una questione sicurezza. E per questo già all'inizio dell'estate avevamo richiesto insieme ai sindacati di polizia, in particolar modo insieme al SIULP, la redistribuzione dei nuovi agenti inviati dal governo nei mesi scorsi. Dopo le nostre richieste è stato sortito un primo effetto. La Questura ha inviato nuovi 5 agenti, di cui un trasferimento e 4 agenti aggregati fino al 28 agosto, e così è accaduto, cosa che ormai non accadeva da anni, che il commissario è riuscito a coprire tutti i turni delle volanti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ma non è più possibile dopo tutto ciò, dopo il 28 agosto, quando i 4 aggregati sono tornati in questura, perché è tornato prepotente anche il problema della carenza di organico. Ora, questa questione di ordine pubblico e di sicurezza non può essere risolto con delle attività spot come sta accadendo in questi giorni, ma con degli interventi strutturali, e quindi torno a chiedere al Questore la redistribuzione dei nuovi agenti inviati dal governo nei mesi scorsi. Noi capiamo che la coperta è corta dopo 10 anni di tagli dei passati governi, ma il nuovo governo è tornato a investire già con la manovra di bilancio dell'anno in corso sulle forze dell'ordine e sulla sicurezza, e quindi questa volontà del governo deve essere tradotta anche in questo territorio. Siamo di nuovo qua di fronte al commissariato di Fano perché, come abbiamo visto dagli ultimi fatti di cronaca accaduti in città, è un allarme continuo che un po' tutti adesso stanno manifestando. Io ringrazio anche il continuo interessamento dell'onorevole Baldelli, che è sempre presente e che sta cercando in ogni modo di aiutarci. Chiaramente il problema che abbiamo sollevato come SULP, poco tempo fa abbiamo fatto anche una manifestazione qua in questo senso, è che il commissariato di Fano ha gravi carenze d'organico. Un dato soprattutto è che su 23 agenti che dovrebbero esserci previsti dalla pianta organica ce ne sono soltanto 16. Gli agenti sono quelli che proprio assicurano il controllo del territorio. E gli ultimi fatti di cronaca dimostrano che c'è bisogno veramente di più risorse per il commissariato, perché altrimenti è difficile veramente riuscire a garantire il controllo del territorio. Gli ultimi fatti di cronaca, in qualche modo, poi gli agenti e i poliziotti del commissariato sono riusciti in qualche modo a risolvere e a arrestare anche coloro che avevano commesso i reati. Però è veramente difficile riuscire a farlo con così poche risorse, anche perché un commissariato di Fano, poi adesso è iniziata anche la stagione calcistica, deve assicurare tantissimi altri servizi, deve assicurare i servizi di ordine pubblico, deve rilasciare i passaporti, licenze, quindi il lavoro è tantissimo. Il problema grosso, ripeto, è che dal 2020 ad oggi sono andati in pensione 14 operatori di polizia, ne sono arrivati soltanto 8 e solo ultimamente il Questore ne ha assegnato soltanto uno. Quindi questo deficit, purtroppo, delle carenze dell'organico continua ad aumentare.